Colazione con Radio Alta. Radio Alta. Ma voi dove trovate una radio, un emittente che da Istanbul poi vi porta in altri luoghi del mondo, d'Europa, dopo la Turchia, che non è ancora entrata in Europa, chiediamola questa cosa. Ce ne torniamo invece in Italia, perché già lo vedete alle spalle, Sornione sta sorridendo ma è preoccupato perché il meteo non è bellissimo. E allora diamo ancora il benvenuto al nostro viaggiator pedalante che è Vincenzo Cervi. Ciao Vincenzo, ciao. Ciao, ciao. Tutto a posto? Insomma, ha piovuto tutta notte. Diciamo anche piuttosto pesante. E adesso c'è un po' freddo, tutto nuvolo. E oggi pomeriggio dovrebbe piovere ancora per i prossimi 5 giorni. Sì. Lo stai dicendo, sì, da preoccupato, ma non, cioè, allora Vincenzo, fra 5 giorni, dopo che sarà passato questo momento difficile di acqua, poi arriverà il sole e ti scalderai perché sarai già più a sud, giusto? Speriamo. Dove sei in questo momento, Vincenzo? Io sono a Viareggio. Ho fatto 2 giorni tanta salita, tantissima salita, sì. E soprattutto ieri tantissimo freddo, sono arrivato a un passo, non mi ricordo come si chiama, sì. freddo tanto, e ho preso anche acqua. E poi niente, ho dovuto, dal freddo non avevo più niente da mettere, ho preso un pezzettino il treno da Moneglia fino alla Spezia, e poi da lì ho cominciato a pedalare. Diciamo, sono arrivato a circa 90 km okay. Ieri, di cui metà più o meno solo di salita, per 2 passi per uscire dalla zona delle Cinque Terre. Certo. Senti, fino adesso quanti chilometri hai fatto in bicicletta? Ricordiamolo per chi magari per la prima volta stesse seguendo il nostro collegamento. Vincenzo Cervi ha deciso di fare questi 7.000 chilometri, praticamente perimetrando tutta Italia, circumnavigando l'Italia, tutta, insomma, 7.000 chilometri, partito da Aosta e adesso si trova a Viareggio. Quanti chilometri hai fatto fino adesso, Vincenzo? Ho preso le somme, però penso che sarò sui 400 più o meno. Ok, stai bene? Tutto a posto fisicamente? Sì, non c'è problema. Ok, magari un po' di raffreddore perché insomma, ci sta, se hai dormito... No? Neanche, perché di notte cerco di coprirmi piuttosto bene, ho tutte le mie termiche, eccetera. Ah, okay. E niente, sto fisicamente a posto. Ok, qua mi stanno dicendo, a parte che ti salutano Ruben, Giusi, mi hanno detto di salutare Vincenzo, mi stanno dicendo era più... No, aspetta, perché ho perso il messaggio. Cioè, mi dicono il collegamento con Istanbul era perfetto. Qua siamo in Italia. Sto 5G non c'è ancora. Evidentemente ci sono dei problemi ancora. Va bene. Allora, tu partirai fra poco, Vincenzo, giusto? Ci sto provando. Sto asciugando la tenda. E poi, se riesco prima di mezzogiorno. Però non so. Non sai. Eventualmente che tappa farai oggi da Viareggio fino? Fino appena dopo Pontremoli, se pedalo, perché non so cosa fare, c'è un nero da paura un po' da tutte le parti. Per cui vedremo. Ok, gli amici di Trebi Meteo, ti stanno seguendo un pochino, ti stanno dicendo... Sì. Il problema è che fino al 26 probabilmente il tempo è così. Va bene, fattene una ragione, perché hai deciso tu di partire, e quindi fatti una risata, diciamo. Va bene, prendiamo quello che c'è. Poi tu sei un alpinista, tu vai anche in montagna, fai l'alpinista, sei uno sportivo. Ok, allora Vincenzo, intanto grazie, perché poi man mano ti seguiamo, non so se domani ci riusciremo a collegare, se vuoi io ti chiamo, ma comunque la prossima settimana, perché poi tu lascerai la penisola e te ne andrai sull'isola, perché poi farai questo
questo viaggio verso la Sardegna. Esatto, partirò penso da Civitavecchia. Sì. E prendo il traghetto e vado in Sardegna. Ok, quindi in quel caso lì ti riposi un attimo, fai una mezza crociera, dai. Più o meno. Poi gireremo anche la Sardegna, insomma, ne vedremo delle belle con Vincenzo Cervi. Vincenzo, intanto grazie, salutiamo anche Giusy, che sicuramente sarà in ascolto in questo momento. Credo di sì. Ecco, salutiamo. Posso salutare i miei suoceri? Ma certo, siamo qui per questo. Vincenzo, vai. Come si chiamano i suoceri? Lia e Gianni, li salutiamo. Saranno contenti, cioè, finalmente sta via 7000 chilometri. Vincenzo, grazie. Buon viaggio. Grazie mille. Perché poi pedalare stanca, chiedetegli l'amicizia, andate su Facebook. Postami delle foto, dammi delle foto dei tuoi viaggi, va bene? Ok, va bene. Ciao Vincenzo, ciao. Colazione con Radio Alta. Radio Alta.